Quella che vedete qui è una sofisticata palestra per bebè. E quanto state per vedere non è affatto un gioco per bambini. Cinque mesi appena, Liam fa ogni giorno i suoi esercizi in una palestra del tutto particolare allestita a casa sua, nei pressi di Pisa. A concepirla, un team di ricercatori nell'ambito di un progetto dell'Unione Europea mirato a scongiurare possibili danni neurologici a neonati prematuri come Liam. In generale i bambini che nascono pretermine sono dei bambini che possono avere un ritardo dello sviluppo psicomotorio. Con questo strumento, entrando a casa del bambino, possiamo, in un certo senso, vengono date delle indicazioni ai genitori su che cosa è meglio fare e come è meglio giocare con il loro bambino per promuovere il suo sviluppo. Liam fa in media fra i 20 e i 30 minuti di esercizi al giorno. Non soltanto ha finora dato prova di apprezzare la sua ginnastica, ma sembra anche trarre giovamento da questo sistema. Secondo me lui l'ha aiutato, per quanto, come si diceva prima, lui non ha avuto grandi, per fortuna non ha avuto problemi, però l'ha aiutato a migliorare, insomma, a giocare, a crescere nel gioco. Ma da dove vengono questi giochi intelligenti? In parte sono stati sviluppati qui, alla Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa, in questo laboratorio del BioRobotics Institute. Ingegneri biomedici hanno concepito e testato alcuni dei sistemi di rilevamento meccatronici, poi installati nella palestra di riabilitazione intelligente. Misuriamo la distribuzione di pressione che il bambino esercita su questi tappetini sensorizzati, quindi abbiamo, diciamo, proprio una mappa di come il bambino preme col proprio peso su questo tappeto. Poi abbiamo un'informazione su come si muove da questi sensori, che sono dei braccialetti inerziali che mettiamo proprio addosso al bambino, e quindi abbiamo informazioni su come si muovono le braccia e come si muove il tronco. Per quanto riguarda invece poi la manipolazione, siamo in grado di vedere invece come il bambino manipola gli oggetti inserendo i sensori dentro i giocattoli sensorizzati. I bebè vengono anche stimolati visivamente e ciò permette di raccogliere ulteriori informazioni sulla loro attenzione e sul movimento del loro sguardo, utili a perfezionare sempre più dettagliate tecniche di riabilitazione. Molti ricercatori sono infatti convinti che i danni neurologici presentati da alcuni bebè prematuri siano evitabili e che l'esposizione ai giusti stimoli possa rivelarsi un'efficace terapia. L'ambiente è il farmaco migliore del cervello. Il cervello, soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi di vita, ha delle capacità di riparazione, definiamolo così, assolutamente straordinarie. Fornire degli stimoli giusti è straordinariamente importante ed è straordinariamente efficace.